nostra regione ha una grande ricchezza che è l'ambiente e quindi anche tutte le risorse collegate a questo, a partire dal turismo e quindi dal lavoro che si genera. Volevo diciamo, cogliere l'occasione magari per aprire un dibattito, una discussione sulla nostra prima risorsa che è la fascia costiera, quindi centinaia di chilometri di costa che in queste settimane di Covid ovviamente ci stanno facendo vivere l'emergenza non solo del litorale a disposizione ma del litorale sottratto attraverso una serie di concessioni che non sono sempre trasparenti e forse spesso vivono anche di forzature normative rispetto ai balneatori, se alle normative, sì, alle normative anti-Covid. E quindi la domanda è più generica sulla risorsa ambiente, su come contrastare le distorsioni che attorno all'ambiente vengono fatte, penso ai siti di stoccaggio nella piana del Sele, dei rifiuti eccetera. Come far coesistere ambiente e turismo e opportunità. Ecco, il turismo è una cosa che avevamo lasciato un po' sotto traccia, ma fra l'altro in una regione come la nostra che ha scoperto una primavera, gioco forza con sto Covid, cioè il Cilento come tutta la nostra costa a quanto pare sono fra le mete preferite sia dall'Italia che dall'estero, quindi da questo punto di vista è vero, ci sono tante imprese turistiche in difficoltà, però è un dato, piace, la campagna piace, quindi effettivamente le possibilità ci sono. Allora, cominciamo da Giuliano Granato, poi Stefania Fanelli. Sì, la campagna piace, ma perché la campagna è una terra però bellissima. Però ecco, lasciate la mia considerazione, andate su quello che sì, ha chiesto lui. La campagna è una terra bellissima e abbiamo una fascia costiera che è molto estesa e che dovrebbe essere utilizzata a pieno. La questione è che dal 4 maggio in poi noi ci siamo trovati col diritto al mare negato sostanzialmente, perché De Luca ha regalato il 70% delle coste ai privati, cioè agli stessi balneatori di cui parlavi tu, che sono quelli che hanno aumentato i prezzi dei lettini e degli ombrelloni, hanno inventato dei sotterfugi per impedire la discesa libera a mare. Insomma, tutte queste cose noi tra l'altro le abbiamo anche denunciate, abbiamo anche preparato degli esposti, abbiamo fatto degli esposti, perché è una situazione che è assolutamente vergognosa per come funziona tra l'altro l'economia turistica di questa regione. C'è quindi la necessità, quando sarò presidente della regione, quando saremo in consiglio regionale, la prima cosa che va cambiata è il PUAD, che è diciamo la legge regionale che prevede l'utilizzo, che determina l'utilizzo delle aree demaniali, in particolar modo di quelle marittime, perché se oggi è il 70% ai privati, il 30% al pubblico, una percentuale che poi in realtà scende al 20% perché molte parti di costa sono inquinate, non sono utilizzabili, noi dobbiamo costruire un'inversione di tendenza che porti almeno al 50% di spiagge pubbliche. E quando dico spiagge pubbliche 50%. Non intendo almeno il 50%. Almeno il 50%. Come pensa di conciliarlo con le legittime aspettative di chi fa impresa invece sulle spiagge? Ma che già oggi dal punto di vista delle concessioni. Domanda del profano, non so, nel dettaglio, non conosco la norma, ammetto, però 50% mi sembra una percentuale abbastanza. No, veramente è molto limitato, secondo me è molto limitato e bisogna che si parli, oltre. Con me io le farei tutte libere, però è un mio parere personale. Io dico rispetto alle legittime aspettative, Ma di si chi fa, come fa si impresa in Puglia, nel turismo. Come si fa in Grecia, come si fa in Croazia, dove le spiagge libere esistono, sono praticamente tutte libere e sono attrezzate, perché poi un'altra vergogna della nostra costa è che spiaggia libera significa spiaggia per cittadini di serie B, quindi è spiaggia sporca, non è accessibile ai disabili, c'è di tutto e di più, e invece si potrebbe anche costruire lavoro sulla come fa il privato, non si capisce per quale motivo non possa farlo. Qui proprio per incidere anche il legislatore, qual è il demanio marittimo. Certo, quindi, infatti c'è anche la questione delle concessioni partono dal livello nazionale, però noi abbiamo dei balneatori che ogni giorno vanno sui giornali e piangono per la situazione di crisi che vivono. Parliamo di balneatori che a livello nazionale guadagnano 15 miliardi di ricavi e in concessioni pagano 104 milioni all'anno. C'è una forbice così ampia in cui si può intervenire. E poi, parlando sempre, allargando il discorso al turismo più in generale e a fare delle bellezze della nostra regione un asse di sviluppo, noi abbiamo un'economia turistica che tra Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Litorale Flegreo, le isole, oltre che le aree interne, ora sto parlando di quelle che insistono sul mare, sono delle perle, sono apprezzate dai turisti italiani e stranieri. C'è un altro problema che si è verificato a maggior ragione post-Covid, il fatto che in tante aziende, alberghi, strutture ricettive si fa un ampio ricorso al lavoro nero o al lavoro grigio, che è un'altra piaga di questa città, perché noi non possiamo pensare di costruire economia, sviluppo, PIL se vogliamo in questa regione senza tenere in conto i diritti dei lavoratori, senza tenere in conto le condizioni dei lavoratori. Noi proprio l'altro giorno siamo stati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per segnalare questa situazione, però la questione è l'Ispettorato Nazionale del
lavoro non dipende dalla regione, quindi la regione su quello potrebbe dire io non c'entro, però la regione c'è una cosa che può fare da questo punto di vista, lo può fare nell'immediato, perché c'è un comitato regionale che già esiste, è stato già istituito, comitato regionale per la salute e la sicurezza sui posti di lavoro, a cui partecipano diversi enti, tra cui la regione, l'ANCI, in particolar modo la regione all'interno di quel comitato deve promuovere l'azione della polizia locale, la polizia municipale sostanzialmente, per fare controlli. Con l'ANCI, per fare controlli anche sul lavoro nero, sul lavoro sommerso, perché questa regione ha bisogno di controlli. Se uno dei problemi che segnalano tutti è l'illegalità a 360 gradi, noi dobbiamo contrastarla questa illegalità. Abbiamo gli strumenti, abbiamo delle persone, abbiamo la possibilità di formarne anche altre che provvedano a effettuare controlli. Sull'economia turistica si gioca una partita enorme, perché parliamo soprattutto nella possibilità di sviluppo futuro di qualcosa su cui costruire un punto di forza di questa regione. Allora, non è accettabile che un lavoratore lavori a 600 euro al mese. Ma questo non è turismo come altrove? Sul turismo. Quest'anno per concetto non si lavora bene. A 600 euro al mese per 45 ore di lavoro, con contratti chiaramente fasulli. Denunciate. Noi l'abbiamo fatto, sono dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, abbiamo portato 8 denunce di struttura alberghiere e ne stiamo portando nei prossimi giorni delle altre. Lo dico a chi ci ascolta. Assolutamente, anzi, i lavoratori ci contattassero e facciamo insieme, facciamo un percorso insieme.